Su YouTube è presente un canale chiamato Twisted Chambers. Non ha molti iscritti e le proprietarie caricano video in cui parlano, un po' come qui in Solo Horror, di fatti, storie e situazioni spaventose. In uno dei loro video hanno riportato una storia molto inquietante. Un'amica che hanno in comune aveva fatto vedere loro un filmato. È qualcosa di così inspiegabile che nessuna di loro è riuscita a trovare una spiegazione razionale. Questa amica in comune, ha spiegato, è rimasta una notte con sua figlia nella stanza dell'ospedale in cui era stata ricoverata. Era notte fonda, erano sicure che non ci fosse nessuno nel piano. Forse qualche infermiere, ma non certo la persona o la cosa che il cellulare è riuscito a riprendere. Hey, gorgeous. Purtroppo, per fortuna, la cosa appare solo per qualche secondo. Rapidissima, passa vicino alla porta della stanza e poi sparisce. Provando a zoomare e rallentare il video, non si riesce comunque a capire cosa sia quella cosa che passa. Hanno pensato fosse l'ombra di una persona che passava in quel momento. Ma se vedete bene, la cosa si muove ma in maniera rigida. Praticamente è come se si fosse mossa senza muoversi davvero. Capite quanto sia difficile spiegare questo strano avvenimento? Purtroppo non ci sono altre informazioni, prove o spiegazioni che possano dare un senso a tutto questo. Ma qualunque sia la verità, ci resta solo da ipotizzare. Quindi non vedo l'ora di leggere le vostre di ipotesi. I prossimi filmati che vedrete sono stati fatti da un esploratore di nome Chris Hill. Lui è noto già per essere una sorta di avventuriero del paranormale. Va di proposito in luoghi ritenuti infestati, pericolosi, dove girano voci orribili. Sul suo canale YouTube Urbex Hill, che probabilmente già conoscete perché ne abbiamo già parlato varie volte, è stato pubblicato un video che a detta di molti sarebbe l'esplorazione più inquietante mai fatta dal ragazzo, e presto capirete il perché. Chris, in questa occasione, si trova in un vecchio magazzino abbandonato, un luogo che già all'apparenza mette i brividi. Chris ci si avventura di notte. Dalle sue riprese possiamo vedere come il posto appaia in condizioni disastrate, graffiti, vecchi oggetti rotti, abbandonati e distrutti. Non è certo un posto lasciato nel più splendido dei modi, e già a girarci attorno è decisamente pericoloso. Con la paura che possa accadere qualcosa o inciampare in un punto imprecisato, nel suo attento girovagare, Chris nota una scala che porta ad un piano sottoterra. Let's head down. Nota dei passaggi, ma quello principale è un lungo corridoio che pare infinito. Inizia a percepire sulla pelle qualcosa che non va. La cosa più inspiegabile che sente in quel momento è un certo freddo, innaturale. Coraggiosamente decide di proseguire in quel corridoio spaventoso. Capisce che dovunque conduca è lì la presenza che aveva percepito fin dall'inizio. Quel tunnel apparentemente senza fine in realtà si ferma in un punto molto grande. Una vasta stanza diroccata del grande magazzino, anch'essa distrutta e piena di graffiti. A quel punto, capendo che è lì la zona in cui bisogna approfondire, piazza la sua attrezzatura in un punto strategico. Usa in particolare una telecamera ad infrarossi, mentre esplora con estrema cautela quel posto infestato. Infatti è lì che scopre di non essere solo. Guardate bene.
Al di là dell'evidente e dell'innegabile paura che queste riprese fanno, forse si possono trovare delle teorie verosimili che potrebbero spiegare quasi tutto quello che è successo. Il freddo sentito in precedenza forse potrebbe derivare dall'umidità di quella particolare zona del magazzino. La presenza vista nel video, poi, potrebbe essere stato un soffio di vento di aria condensata. Ma su quest'ultimo punto è difficile essere così realistici. È evidente che qualcosa c'è e ha interagito con Chris. Ma non avendo altro su cui aggrapparci, non ci resta che riflettere ancora e rimanere sbigottiti dalle riprese di questo folle avventuriero del paranormale. Le riprese che state per vedere sono state filmate dallo youtuber ILMN Banio Paranormal. Anche lui, come Chris, si avventura in luoghi decisamente inquietanti. Purtroppo però dalla sezione community del suo canale scopriamo che lo youtuber ha deciso di rendere privati tutti i suoi video a causa di problemi non specificati. Per questo motivo estrapolerò queste riprese mostrando il video dello youtuber Slapped Ham. Vi lascio anche il suo link in descrizione per avere una visione più completa della vicenda. Ma comunque, tornando a noi, ILMN Banio Paranormal decide di esplorare un bunker abbandonato il cui ingresso è accessibile a chiunque in una parte imprecisata di un grande bosco. Spiega che i luoghi come fabbriche o bunker siano notoriamente i posti più infestati, per cui in quel momento crede di venire a contatto con qualcosa all'interno di quelle mura. Va per mostrare la stanza dove ha piazzato la sua attrezzatura, e se notate bene, socchiude la porta. Forse per sicurezza. Ma appena poco dopo sento un rumore e... La porta è completamente spalancata. Cerca una spiegazione e corre verso l'ingresso. Si guarda attorno e inizia ad avere paura. Comunque decide di camminare in quelle labirintiche stanze vuote. Capisce come la struttura sia talmente angusta da rischiare di perdersi in queste strettissime stanzette. Ci sono ostacoli per terra dove diventa persino difficile muoversi. Ma lui va avanti lo stesso. In una di queste riprese, mentre si guarda in giro tra quelle pareti diroccate, assiste a qualcosa di semplicemente spaventoso. Guardate. No. Okay. Una delle macerie, forse una sorta di piastrella o lastra di metallo arrugginito, si solleva da terra per qualche secondo per poi ricadere al suolo. Giustamente terrorizzato, torna di nuovo verso l'ingresso. A quel punto la tensione aumenta e inizia a preoccuparsi sul serio. Non è solo in quel bunker. Ammette di essersi spaventato abbastanza e decide di tornare nella stanza in cui aveva lasciato l'attrezzatura. Quello che è assurdo è il fatto che non si è reso conto della cosa che lo stava guardando. Una figura inspiegabile solo per pochi secondi lo osserva e poi si nasconde. Questa sarebbe la prova delle sue paure. Qualcosa sembra essere lì, in quell'istante. Forse una creatura paranormale, o forse qualcuno di vivo e vegeto che cerca di spaventarlo. Onestamente tra le due non so quale sia la più terribile. Difficile dare una risposta concreta, quindi. Che sia qualcosa di vivo o morto, che sia uno scherzo o tutto vero, di sicuro lo youtuber non metterà mai più piede in quel posto tanto spaventoso. Si dice che gli animali, come i bambini piccoli, siano molto sensibili al paranormale. Forse un video dimostrerebbe questa teoria. Si tratta della clip dell'utente di TikTok White Mary 1. Nella ripresa in questione la TikToker sta riprendendo i suoi cavalli in quello che forse potrebbe essere il suo ranch. Nonostante lei li richiami, i cavalli rimangono immobili a guardare gli alberi poco distanti. Li chiama diverse volte quando finalmente gli animali si girano verso di lei e si avvicinano verso la sua direzione. Ad un certo punto però succede questo. Si sente qualcuno che dice "Ehi!" Poi una risata parecchio disturbante. Sul web si formulano varie teorie, una più folle dell'altra.
dall'ipotizzare che sia tutto fake, fino a pensare che si tratti di una sorta di avvistamento, se così possiamo definirlo, di uno skinwalker. Questa sarebbe una creatura paranormale proveniente dal folklore del Navajo, una tribù di indigeni americana. Per quanto affascinante come teoria, risulta davvero difficile prenderla in considerazione in un'ottica più realistica. Resta comunque inquietante ciò che il video mostra. Soprattutto la reazione degli animali di fronte ad un fenomeno forse paranormale. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale. E ricorda anche di dare un'occhiata al secondo canale. Adesso io come al solito vi ringrazio per la compagnia e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.